Qual è la situazione dell'actinidia ad oggi in Italia dal punto di vista proprio varietale? L'affermazione delle gialle, si sono affacciate le rosse, cosa dobbiamo aspettarci? Abbiamo intanto dei kiwi verdi nuovi, interessanti, perché sono quelli senza pelo, poi abbiamo le gialle ovviamente, le rosse, può darsi che arrivi qualche altra specie interessante. Quali le necessità dei produttori proprio dal punto di vista genetico? Cosa chiedono alla ricerca? Chiedo nuove varietà, sicuramente nuove varietà. Il giallo sta diventando importante perché arriverà ad occupare il 50% del mercato mondiale, quindi adesso siamo intorno al 20%, quindi c'è molto spazio. Però vorrebbero varietà nuove, magari da gestire da soli. Praticamente tutte le varietà gialle sono a club. Qual è il vantaggio del club per un agricoltore? Il vantaggio per un agricoltore che fa parte del club è quello di avere una gestione fatta bene, quindi una programmazione, un business plan, si decidono quanti ettari negli anni, si controlla il mercato, si controlla le moltiplicazioni abusive, si remunera meglio i produttori, eccetera, se c'è una programmazione. Se non c'è una programmazione si va in sovrapproduzione con qualsiasi varietà. Quali sono le sfide che ha posto e che pone il cambiamento climatico dal punto di vista dell'actinidia e la ricerca sta rispondendo? Su che cosa bisogna lavorare? Lo spostamento è verso il nord in genere per tutte le specie da frutto, no? Perché con il riscaldamento globale e l'innalzamento della temperatura tendiamo a spostare più a nord tutte le colture. Quindi in Sicilia faranno il mango e noi faremo bene il kiwi al nord. Ecco, circa le soluzioni della genetica non ce ne sono di immediate perché è un percorso lungo e difficile, ci vogliono 10-15 anni per fare una nuova varietà che abbia le caratteristiche per esempio di adattamento a un clima diverso. Parliamo di PSA, spauracchio per l'actinidia, è arrivata all'inizio degli anni 10, 2010-2011. Che cosa è successo nel panorama appunto dell'actinidia e ci sono, non dico soluzioni, ma possibilità dal punto di vista genetico di contrastarla? La PSA ci ha spaventato e non poco perché abbiamo dovuto togliere molti impianti, però abbiamo delle soluzioni agronomiche adesso che ci permettono di controllarla. Ovviamente anche la genetica sta lavorando e stiamo lavorando soprattutto su portinnesti resistenti alla PSA. Per quanto riguarda le varietà ne abbiamo di meno suscettibili, ma non abbiamo varietà resistenti per il momento.